Assessore, la regione è sempre vicina alle iniziative dei piccoli imprenditori. Oggi si parla di birre, si chiude questa sesta edizione di Fermenti d'Abruzzo. Ci sono tante aziende che producono birra nella nostra regione. C'è molto fermento, negli ultimi anni stanno crescendo, da diverse aziende stanno nascendo dei birrifici artigianali di altissimo livello, di altissima qualità. Come Regione Abruzzo noi per la prima volta quest'anno abbiamo approvato proprio una norma, una legge che riorganizza un po' tutto quanto il settore, riorganizza, semplifica, dà incentivo sulla costruisce un percorso di promozione, dei disciplinari specifici su quella che può essere la produzione. Insomma, stiamo come Regione Abruzzo valorizzando, mettendo in piedi quello che può essere un percorso, diciamo, di valorizzazione vera, perché è una di quelle attività su cui crediamo che possa esserci una grande crescita. Chiude questa sera la sesta edizione di Fermenti d'Abruzzo, il festival delle birre artigianali abruzzesi. Salce, questo è un settore in grande sviluppo, in grande evoluzione della nostra regione. Noi come Camera di Commercio abbiamo puntato già da diversi anni allo sviluppo di questo settore. In Abruzzo ci sono già 48 micro birrifici, quindi comincia a diventare una realtà. C'è anche un risvolto occupazionale importante, ma soprattutto quello che noi tendiamo a valorizzare è l'alta qualità del prodotto che si produce in Abruzzo, e molto opportunamente legato ad una filiera di produzioni locali, ed è un settore che è partito già con un livello alto anche dal punto di vista culturale. A Pescara si parla di birre, è un settore in grande evoluzione, c'è anche una guida che illustra le birre del nostro paese. Sì, abbiamo ormai da 12 anni questa guida birre d'Italia, edita da Slow Food Editore. È un lavoro importante in cui cerchiamo di raccontare tutto il territorio nazionale di quello che è uno dei settori più interessanti degli ultimi 20 anni, indubbiamente. È importante fare una presentazione qui in Abruzzo, perché l'Abruzzo da sempre ha un rapporto con questo prodotto estremamente interessante. È una regione che, oltre a un buon numero di birrifici, ha anche una qualità estremamente elevata e una capacità, devo dire, piuttosto unica, nel senso che oggi è una cosa molto diffusa, ma ai tempi, quando il movimento è iniziato, non lo era così, anche di avere un bel rapporto con il proprio territorio, con l'utilizzo di materie prime, con la valorizzazione, no, di quello che il territorio è in grado di proporre.